Ciao ragazzi, in questo video vi parlerò della mia passione per la pittura. A differenza della ginnastica, che l'ho scoperta soltanto da qualche anno, mi è sempre piaciuto dipingere, però avevo un po' mollato per una serie di circostanze. Però adesso ho ripreso e mi sono anche iscritta in un corso di pittura. Tra l'altro ieri è stata inaugurata la prima mostra dove ci faccio parte anch'io e anche quelli ovviamente del mio gruppo. È un sacco di emozioni. Allora, praticamente diciamo io avendo frequentato il liceo artistico, uno dice ma sta qua. Frequentato il liceo artistico, quindi non è vero che ho mollato. Invece sì, perché io lì facevo moda, non pittura. Comunque. Però mi piaceva anche dipingere. E ho riscoperto questa passione soltanto andando a questo corso qua, che tra l'altro sta pure vicino a casa mia, quindi mi è pure più comodo. Allora, il corso si svolge così, praticamente, dove i colori che sono più richiesti sono quelli acrilici, i vari tubetti, perché questi hanno varie qualità. Per esempio, puoi dipingerci sulla carta, su tela, puoi fingere che sono acquerelli. Praticamente sono come colori che ci puoi fare qualunque cosa, puoi ottenere l'effetto che ti pare. E in tutto ne sono 5. Ci abbiamo il rosso, il blu, il nero, il bianco e il giallo. Ovviamente una volta che c'hai tutti questi colori primari, puoi ottenere per esempio gli altri colori, è semplice. L'importante sono avere questi 5 colori fondamentali. E ovviamente un'altra cosa fondamentale sono i pennelli. Io ne ho di diversi tipi e diverse dimensioni. Esempio, questi due sono adatti per l'acquerello, come potete vedere la punta. Poi ci sono comunque questi tre, come potete vedere sono grandi, anzi questo qua sembra più un pennello per dipingere le pareti che non uno proprio per dipingere, per creare l'opera d'arte. Però questi qua praticamente, cioè l'insegnante ce li ha fatti comprare perché nel caso dobbiamo fare lo sfondo, facciamo prima. E ci sono questi tre tipi, questo proprio grande, questo medio e questo piccolo. Poi ci abbiamo questi tre che hanno la punta dura e questi praticamente sono adatti per piccole pennellate, tipo se vuoi fare per esempio i fili d'erba o il tronco dell'albero, questi qua sono i più adatti perché hanno la punta dura, quindi creano l'effetto proprio ruvido, diciamo. Poi invece ci sono questi qua che hanno la punta più morbida, sì, qua per esempio sono adatti, che ne so, per le sfumature, per fare le nuvole, casomai, questo più o meno. Questo qua invece è proprio pennello adatto invece per dipingere ad olio, però io ci faccio un po' di tutto. E poi c'è questo qua, che è un pennello molto piccolo, come potete vedere, che con questo praticamente
Si usa più che altro per fare piccoli dettagli. Ovviamente, oltre ai pennelli, ci servono le spatole. Io ho queste due, una più grande e l'altra più piccola, serve praticamente per stendere il colore. Praticamente, se devi fare tipo che ci vuole tanto. Tanta materia, no? Praticamente questi sono adatti, diciamo. Ovviamente, oltre a questo, un'altra cosa che ci siamo dovuti procurare è questa spugna. Questa spugna praticamente serve, va bagnata e poi lo devi passare sul foglio quando devi dipingere con l'acquerello, perché si dice che così si stende meglio il colore. Ovviamente io questa spugna la uso anche per fare, diciamo, lo sfondo, per fare le sfumature, per fare anche altre cose. Per esempio, questa tela che ho fatto, per esempio, questa qua, ho usato proprio la spugna, ho preso il colore e ho fatto così. E queste che vedete in rilievo non è massa di colore, è chiaro che visto in un video non po si può non capire, ma praticamente sono conchiglie che io ho preso al mare e le ho incollate. Adesso preferirei concludere questo video parlandovi di una tela che per me significa veramente tanto. Questa l'ho fatta pensando al mio fidanzato, dei particolari. Praticamente, come potete vedere, è un po' più distante. Diciamo, rappresenta un po' la nostra storia. L'insegnante dice: ha visto qua che è più un colore corposo, poi qua è più liquido. Dice: ma a me sembra più un divorzio che non il fatto che siamo stati insieme. Però ovviamente io mi sono divertito un sacco. Lei lo vuole che lo rifaccia secondo le sue direttive, lo rifarò, però questa tela non va assolutamente toccata perché per me è sacra, assolutamente. Anche se casomai possono esserci delle imperfezioni, però l'ho fatto con amore. E le cose fatte con amore, secondo me, sono sempre le migliori. Bene, per oggi è tutto. Io spero che ci vedremo la settimana prossima con un nuovo video.